Sentivo un live di questo pezzo qua e mi avevano messo un po' basso di microfono, non sentivo una mazza. Poi a un certo punto talk to your daughter, sento uno sotto che canta, dico, cazzo, questo qua canta da Dio. E ci ho messo un po' a capire, dico, ma guarda che è lui, perché è lui vicino. Allora io ogni tanto lo stimolo perché serve, insomma, uno zio Adri serve sempre. Chi non può avere uno zio? Però lo zio Adri ce l'ha solo il popolo, sì, del blues. Esatto, è vero. Ce l'abbiamo solo noi e sa anche cantare, tra l'altro, e dà delle sorprese. Assolutamente vero. E le sa tutte. Troppo le buoni. Le sa tutte, come diceva qualcuno. Va bene, va bene. Allora, abbiamo ricevuto alcuni messaggi. Uno di questi è Ginevra, che dice che siamo troppo lontani a Trento. Ginevra sta sulle montagne. Ma gli ho cercato di spiegargli che la radio arriva, basta avere una connessione. Oh, esatto. Ma Ginevra, dai, su. Cioè, se l'ha scritto via Facebook, comunque ha una connessione. Ce l'hai sempre connessa la Gini. Ciao Gini. Va bene, che ti saluto anche a Gini. Poi abbiamo altri amici che vi salutano, vi ringraziano per le emozioni che vi state dando, questa cosa molto importante. Per noi soprattutto è emozionissima. Questa cosa è, adesso vabbè,
diciamo, cattura quest'ultima cosa, ossia le emozioni che dà il blues, che dà un musicista. Quello che io ho scoperto conoscendo voi del blues è che prima di tutto vi divertite voi e non suonate mai per far cassetta, diciamo così, la differenza di qualcun altro. Voi proprio vivete il blues, vivete la vostra musica, la vivete totalmente, interamente. Assolutamente, diciamo che prima deve essere, io penso che se vuoi dare delle emozioni, ma qualunque musica tu suoni, devi provarle prima tu. L'emozione non ti deve sovrastare logicamente, perché ci sono anche delle situazioni dove l'emozione è forte e quindi tu non riesci ad esprimerti, perché poi c'è un passaggio da quella che è la tua emozione, che è lo strumento, che non a caso si chiama uno strumento, cioè qualcosa che ti serve per esprimerti, certo. Devi anche avere, come dire, sia la capacità tecnica, anche la tranquillità, la freschezza, devi suonare rilassato, no? Quindi, però l'emozione ci deve essere, perché se tu non hai un'emozione non credo che tu la possa trasmettere. Ci sono delle serate dove magari la gente, il pubblico non è così attento nell'ascolto, allora sicuramente o si crea una grande magia tra i musicisti, come per esempio mi è capitato, parlavamo prima, una sera che suonai con Patrick, fu una serata magica, anche se sì. Non c'era un pubblico numerosissimo, però si era creata... Non dire così, eh? No, c'erano almeno 5-600 persone. 28. Tu sei abituato a di più, ovvio, però c'era una magia quella sera, abbiamo fatto delle cose che risultano registrazioni. Io ho detto, cazzo, scusate, continuo a dire parolacce. No, cioè, figa, state... Abbiamo suonato veramente... Perché poi, no, come dicevo... Noi milanesi, poi... Cioè, la musica ti porta a fare delle cose che tu non sapevi di sapere. Cioè, questa cosa bella. Dici, cazzo, cos'è che ho suonato lì? Ma chi ero io? Un altro, dici, aspetta che provo. Ma no, non è la stessa cosa, no? Eppure in quel momento lì l'hai fatto. Probabilmente l'avevi ascoltata, probabilmente l'avevi vista fare qualcuno. Probabilmente la persona con cui stavi suonando ti ha portato a farla, no? Patrick, anni, tempo fa, parlando, ti ricordi, mi disse, tu sei uno così, no? Se tu ti rompi i coglioni di suonare un pezzo per 9 minuti sempre con la stessa armonia, poi dopo tiri fuori, ti ricordi che certo. Me lo dicesti, dopo tu fai delle cose che sono delle, come dei diversivi, no? E in questo ho colto un lato del mio carattere. Magari spiegare un po' meglio perché. Allora dice, facciamo facciamo un blues in mini. Facciamo una roba così, ipotesi, lunga, sì. Con un groove che dura tanto. Io poi mi rompo le balle e allora comincio a fare. Ci metto dentro qualcosa che magari non c'entra niente, che per me... E in quel concerto io ho sentito un pezzo di una registrazione che fece Adriano dove io ho fatto esattamente questa cosa. Quindi lui aveva colto prima del concerto un aspetto mio di carattere, no? Certo. Questo, che benché io e Patrick non è che abitiamo vicini, ci frequentiamo, però lui aveva capito suonando insieme, quindi si arriva probabilmente a una profondità tra le persone che non hai nella vita di tutti i giorni. Quindi questo, se tu riesci a trasmettere al pubblico questo tipo di feeling, questo tipo di interazione, allora quello è un grande concerto di sicuro. Assolutamente. A proposito di grandi concerti, di persone che con il pubblico hanno un feeling, abbiamo ricordato già la settimana scorsa quando è scomparso appunto Maurizio Bestetti, che a Cerea, la prima volta che lo vidi, e che lo conobbi lì, insomma, al di là che anche lui milanese, per cui la prima volta subito abbia beccato il mio slang, quindi sto rompendo. C'è figa, uè. E poi sul palco, quando lui è salito, allora, cos'erano 3-4 pezzi di Patrick, se non sbaglio, sì. A destra, no, più o meno, giusto? No, beh, Best ne aveva fatti qualche uno in più. Esatto. Non è che fai pezzi, esatto, pezzi lunghi. Best. Lui ha avuto un set da 40 minuti. Perché comunque sia, il pubblico sotto, poi continuava a incitarlo, lui tra l'altro giocava molto col pubblico, no? Cioè, anche con parolacce alla milanese, e quindi giocava molto. Questa cosa si è vissuta non soltanto nelle prime file, dove appunto c'erano i suoi fans, probabilmente anche amici, insomma, comunque lo seguivano meglio, più di me sicuramente, lo ammetto, però anche noi che eravamo in fondo col mix e tutto quanto, cioè abbiamo avuto le stesse emozioni, sensazioni. Questa cosa è davvero importante, secondo me. Io per esempio sono abbastanza un gatto di marmo sul palco, me lo dico da solo, perché me ne è tante volte. Cioè non sono un musicista che, diciamo, magari sì, sbatto il piede qua, magari faccio, dondolo un po' la testa, ma sono abbastanza fermo. Ci sono dei musicisti che hanno più dote di fare, di interagire col pubblico, di far arrivare, dipende, ognuno ha la sua cifra. Benché io sia un chiacchierone nella vita di tutti i giorni, come si intuisce,
però per esempio nel momento della musica mi rendo conto che è la mia espressione di timidezza, insomma ognuno ha il suo... però l'interazione col pubblico è fondamentale, però non, non deve per forza passare attraverso un contatto diretto del tipo, logico che se si fa... Scusate, insomma. Mojo Working in questo modo, allora anch'io chiederò al pubblico di battere le mani perché è una cosa ritmata così. Certo. Però magari in un concerto può capitare di fare, io per esempio nel mio modo di gestire il palco, di fare sempre un 4-5 pezzi concentrato sulla musica, mm-hmm, per cercare di dare qualcosa di bello. Poi se vedo che il pubblico interagisce, allora si può cominciare a parlare. Certo, non venitemi a chiedere colpa di Alfredo o altre cose, però, no, per fare tutto quanto, perché come capita spesso, una volta feci un concerto bellissimo in montagna, sì, una suonata della Madonna, e ho detto cazzo vai che questa volta è andata bene, e dopo dal fondo vedo uno a mano, scusa, ma fai un pezzo del Vasco, e allora lì dico vabbè mi hanno ucciso. E tu glielo faglielo. Io l'ho fatto logicamente, certo, perché comunque il pubblico è sovrano. Ha fatto quello che sapevano, adesso non mi ricordo. Ah, neanche. Gli angeli, c'è un pezzo che si chiama Gli Angeli, che sapevo perché. Se qualcuno conosce Vasco, prego mandi il messaggio a Ginevra. Preferiamo Angel of Mercy. Ah, ecco, sì, cioè. Però il pubblico è sovrano, in questo mi piace sempre cercare di accontentarlo. Però se c'è l'interazione, va bene la serata, l'interazione. Fare complimenti sul timbro vocale che è poco blues. Io cioè non sono neanche. Allora, intanto non sono chitarrista forse, ma sicuramente. Ecco, vedi che. Ci siamo messi per te. Non so le parole. Non so nemmeno io. Non te l'aspettavi. Grazie al cielo. Finiamola lì. Allora, il timbro vocale non è da blues, ma bluesman c'ha la vociona. Stefano Macchia, per esempio, lo saluto, che è bergamasco anche lui. Grande bluesman, grande con Stefano, una grande voce della Madonna, e anche un grande chitarrista. Lui ha proprio la voce blues, tu lo vedi, dici questo è proprio il bluesman, così potrebbe. Io ho sempre pensato che quando si suona bisogna metterci la faccia. Quando si è in bluesman, e metterci la faccia per uno che non è un cantante vuol dire cantare. Cantare e suonare, cioè fare tipo. Cioè, cantare e suonare, questo il bluesman deve fare questo. Se non canti, magari canti con la tua voce, che non è sicuramente una voce del Delta, del Mississippi, però è la voce del Christian Salaroli. È la mia, e io ci metto il Christian Salaroli nella musica. A proposito di questo, vedi che per fortuna non abbiamo mai i testi, ma tutto quello che salta fuori è a seconda di cosa uno dà e cosa riceve. Mentre stavate facendo le prove, perché l'intervista è iniziata alle 18.30, ma alle 2 ero già qua a rompere il cazzo con la chitarra e l'amplia tutta fatta, esatto, confermo. Infatti quelli di sopra hanno detto, beh tanto è pomeriggio, invece no, non sapevano che eravamo a sé. No, parte scherzi comunque, avete fatto delle prove, a un certo punto ha intonato qualcosa e zio Ali ha detto, ah questo è il Delta. Ah, sì. Lui l'ha fatta, e allora voglio risentirlo. Io dall'altra parte ho sentito soltanto lui urlare. No. Allora, facciamo una breve premessa, perché io e Patrick, benché devo dire ci siamo trovati sempre bene a suonare assieme, abbiamo degli approcci, non degli approcci, cioè ci piacciono delle cose diverse, suoniamo delle cose diverse. Quindi Patrick sicuramente è più legato, non mi piace neanche dire la tradizione, è proprio è un blues diverso, differente. Piace tantissimo anche a me, adesso io mi accorgo a chitarra, facciamo una cosa così, perché l'intervista è tua, io adesso accorgo la chitarra in modo insolito. Tutto questo fatto in diretta. Facciamo una cosetta, vediamo di riuscire a divertirci in qualche modo. È cosa che fino adesso non è venuta, non penso. E adesso mettiamo alla prova le doti chitarristiche del grande Salaroli. Ma tanto lo so già che sai sfondare una porta aperta, però io continuo a suonare, perché gli ultimi 2-3 giorni sono un po' in astinenza, per cui bisogna in astinenza con da strumento, lavorato parecchio.
Non sei accordata. Io ci sarei. Io no. Mi dispiace, parlate ancora un po'. Ma tutto questo solitamente non lo fanno solo qui. Io ho seguito diverse volte pratiche anche altri amici, insomma, musicisti, e il bello è che tutto questo avviene anche sul palco, vero? Cioè, ma sì, magari se non sta accordata. Solitamente i fighettini che fanno rock o pop, no, stanno attenti, c'hanno dietro quello. No, no, ma allora diciamo che c'è da dire una cosa: noi le chitarre le strapazziamo tanto perché tipo. Cioè, robe così sicuramente gli fanno male, cioè non è Mark Knopfler, voglio dire, le robe tipo. Cioè, lui, se tu fai una strapazzata così, ci sei. Si scorda più facilmente la chitarra. Questo posso immaginare. Però stavo pensando. Se fai degli overbending, è giusto per attenermi ad un linguaggio che magari qualcuno che ascolta dice. Piace molto. Piace, dice l'overbending, no? Quello che facciamo. Questo è l'overbending. È l'overbending. Cioè, quando tu un bending di solito tiri di una nota e l'aumenti di un tono. Sì, esatto, è Jimi Hendrix che aveva preso dal Albert King, che ha un po' l'inventore degli overbending. Allora la chitarra suonata così si massacra, tant'è che la cosa più, secondo me, più importante è avere, giusto per adesso fare una notazione tecnica intanto che Patrick finisce. Ah, io ho finito. Ah, ok, avere uno strumento che è un mulo. Questo è un mulo, per esempio, non si scorda. A parte, a me, per me piace come timbro. Certo. Però questo, se tu la suoni per due ore così strapazzandola e massacrandola, tiene ancora la corda. La mia. Lo so. Non voleva essere. Quindi ecco, mentre lo sta preparando, la figata che ho scoperto con loro due qui, Amici dell'Ascolto, è che se si parla, che so, come prima di Vasco, uno intona Vasco, no? Dopo, prima hanno parlato di un altro artista e si è intonato un pezzettino di quest'altro artista. Adesso voglio provare con Giovanotti. Non volevo offendere, dai. No, c'è un blues di Giovanotti. Giovanotti ha fatto un pezzo alla Madonna che si chiama Gente della Notte, che è un blues. Noi facciamo di cose serie. Adesso sentiamo Patrick. No, io adesso portiamo, provo a portare umilmente, giusto? Traghetto Salerno. Te lo porti? Nel Mississippi, dai. Così abbandona un po' tutto sto funk. Ladda. Thank you.
bravo, però, no? Bravi! Avete traghettato bene insieme. Complimenti davvero. Complimenti davvero. Ma voi avete fatto un concerto assieme? Ma più di uno. Più di uno? Sì, uno insieme, solo con le chitarre. Giusto? Una volta solo noi, cioè solo in, diciamo... Allora, abbiamo fatto... Non acustico, perché abbiamo usato un po' tutto. Allora, l'unico, io e te. Un concerto l'abbiamo fatto assieme al Mille Notte del Gusto Sfizio, se non sbaglio. Sfizio, sì. Io e te. Anzi, era lui e me. Perché Cristian Salveroli era scritto molto più grande. Sempre così. Stata per colpa del gestore. In un locale, no, è un locale molto molto bello, sì, del Gusto Sfizio, veramente un club fantastico, dove fanno bella musica. Hanno una programmazione molto molto seria. Ecco. E lì è stato bello, una bella esperienza con Cristian. Poi è stato ospite in un set mio a Corbetta, all'Icaro Theater, quella serata di cui parlava prima. È stato bello, dove ho suonato credo e tre o quattro. Tra l'altro se chi va a smanettare su YouTube trova i video. Dove io ho avuto, scusa se ti interrompo padre, la fortuna, gran culo, di suonare. Lui ha una chitarra che è una roba... Non dirlo troppo forte. Ecco, allora, i chitarristi, cioè, sono come gli scambisti, scusate, forse non siamo in età per dire, in età, in orario per dire queste cose, siamo in età, sì, questo per ormai io sono... Però dico, quindi la prima cosa che vogliono fare, no, è provare la chitarra dell'altro, come la moglie. E allora lui ha una chitarra eccezionale, chitarra, la mia è una chitarra laccia. Ma la moglie non è male, sono no, male. Ha una fermiamoci qui. Non andiamo oltre. Una 335 originale del 1900.